noi, un nome che per chi mangia dilettantismo sicuramente farà venire qualche emozione. Abbiamo in linea con noi Mimmo Fiorino, buonasera. Buonasera, buonasera a voi, buonasera a tutti. Allora, perché Mimmo Fiorino è con noi, oltre che appunto un importantissimo passato alle spalle? Mimmo Fiorino da poco è il selezionatore per la Under 15, 16 e 17 di LND Calabria, giusto? Sì, sì, ho avuto questo incarico da poco, sono felicissimo di averlo avuto, sono motivatissimo ed è una cosa insomma che a me avrebbe piaciuto fare, ecco. Sono stato chiamato, sono stato a Roma in federazione e anche adesso mi occuperò insomma di trovare insomma qualche ragazzo che possa fare al caso delle insomma delle rispettive nazionali delle categorie che hai appena citato tu, under 15, under 16, under 17, per cui mi aspetta un compito abbastanza arduo, però voglio dire io sono convintissimo che in giro per la Calabria ci siano dei ragazzi insomma che tranquillamente possono starci, quindi niente, girerò, farò tutta la Calabria e insomma spero di riuscire a trovare questi ragazzi insomma che ci possano dare delle soddisfazioni. Ecco, faccio un assist a Vincenzo, perché Vincenzo è una delle nostre voci principali per quanto riguarda soprattutto gli anticipi, oltre che pregevole commentatore in questa fase del doppio 90. Ecco, Vincenzo spesso si fanno dei ragionamenti sull'utilizzo dei giovani che molto di sovente vengono confinati, mi si passi il termine, in porto sugli esterni, come se fossero zone di campo che c'entrano poco, no Vincenzo? E allora Mimmo Fiorino in questa qualità di selezionatore magari anche che tipo di pungoli dovrebbe dare agli allenatori, dato che l'età tra 15 e 17 anni è pressoché fondamentale, no, nello sviluppo poi del futuro atleta uomo, diciamo così. Pronto? Sì? Ok, no, Vincenzo, sì. Volevo sentire. Ok, sì, sì, sì. Vincenzo? Sì, buonasera, buonasera mister. Beh certo, il pungolo è proprio questo qui, piemontese che ha vinto 4 volte il titolo di capocannoniere nella nostra categoria, questa di eccellenza, è quello di, abbiamo sempre detto, di trovare qualche centravanti. Da parecchi anni che non vedo giovani centravanti che possono dare lustro, ecco, con la sua esperienza, con tutti i gol che ha fatto, penso che possa dare sicuramente, non solo per i centravanti, cioè è uno stimolo in più anche per cercare questi ragazzi che giocano sempre sugli esterni, mister, o fanno i terzini o si mettono laterali e quindi non ne troviamo mai nessuno. Guarda, ti dico subito che giustamente relativamente gli allenatori vanno alla ricerca insomma della sicurezza, nel senso che loro mettendo in gioco anche quello che può essere la sua situazione, giustamente si mettono al sicuro e cercano di avere meno problemi possibili, magari collocando i degli under, ecco, sugli esterni, dove pensano o comunque ci sono meno problemi, ecco. È chiaro che facendo così non scopro l'acqua calda, facendo così noi avremo sempre meno attaccanti, sempre meno centrocampisti comunque proiettati insomma verso le categorie che contano, perché e non gli si dà la possibilità insomma di mettersi in mostra, ecco, magari sbagliando anche, però facendo sicuramente esperienza. È chiaro che per chi come me in questo momento deve andare alla ricerca di questo tipo di talenti, è difficile insomma poter proporre qualcuno a Roma da poter convocare, ecco. Le partite che comunque si vanno a vedere, stiamo parlando almeno di eccellenza in su, insomma si vedono pochi giovani insomma da proporre. Io adesso loro mi manderanno le partite da vedere, così, però io al di là di quelle che mi mandano loro, a me piace girare, tant'è che anche oggi sono andato a vedere delle partite, però ti posso tranquillamente dire che c'è il problema che gli under se ne vedono poco in campo, e quelli che si vedono insomma si vede che sono messi lì insomma giusto per tamponare per tamponare quelle che sono esigenze insomma delle squadre, ecco. Quindi però non demordiamo, nel senso che no, ci sono tanti campionati, vedi gli allievi elite, ci sono insomma
i campionati giovanissimi, ci sono i campionati, ecco, allievi, lì speriamo di, insomma, di attingere qualche giovane e potergli dare la possibilità, insomma, di mettersi in mostra, di indossare la maglia che tutti vorrebbero indossare, e, insomma, fargli fare, fai almeno, quantomeno farli provare, ecco, tutto qua. Potrebbe essere Emilio forse la mano gliela possiamo dare noi, segnalando qualche giocatore in giro. Anche con gli anticipi sicuramente qualcosa di utile si fa. Io volevo chiedere una cosa, che il primo con il quale mi confrontai sotto questo aspetto è Vittorio Perrotta, che con i giovani ci sa fare veramente. Vittorio Perrotta disse: più che la logica dell'incentivo economico, servirebbe in qualche modo andare più sull'obiettivo, che non è soltanto magari quello del campo, ma anche proprio gli investimenti anche strutturali dedicati ai giovani. Ecco, allora chiedo a Domenico Fiorino, il quale ha questo incarico importante a livello nazionale con l'LND, bisogna forse proprio ripensare in qualche modo il modo di incentivare le società a investire sui ragazzi, e soprattutto magari pensare qualche tipo di riforme sui campionati minori, anche però eventualmente armonizzandoli a quelli che possono essere i salti di categoria? Perché io credo anche che è inutile, faccio un esempio estremo magari, costringere a giocare in Serie D con una rosa che non deve avere giocatori sopra i 27 anni, facciamo con un tot sotto i 20, e poi vai in Serie C e devi rifondare tutta la squadra. Ecco, non so se il concetto è stato chiaro. No, hai centrato quello che può essere il mio pensiero. Diciamo che questa qua dovrebbe essere la logica. Ogni società, secondo me, dovrebbe avere una programmazione, un progetto dove praticamente i giocatori della prima squadra devono essere, cioè li deve attingere da quello che è il suo settore giovanile. Però purtroppo non abbiamo questo tipo di cultura, e molto spesso ci ritroviamo, soprattutto chi orbita in Serie D, a dover prendere dei giovani che sono anche fuori regione, non pensando che comunque un giovane che viene da fuori ha un costo, perché comunque sia portarlo in una città dove non è la sua, e quindi farlo stare lì, farlo mangiare, farlo vivere, ha un costo. Quindi certo. Mettine 5, 6, 7 e comunque sia alla fine dei conti, poi quando si fanno i conti giustamente pesa. Però se tu riesci con una programmazione dal tuo settore giovanile a tirare fuori, intanto sei bravo a farlo, quindi già hai un merito. Poi non solo, se tu tiri fuori dal tuo settore giovanile qualche giovane del tuo paese, della tua città, è chiaro che questo ragazzo qua, oltre ad avere a vestire la casacca, quindi giocherà con uno stimolo diverso, non solo, avrai anche le persone che comunque, i parenti, tutto quello che ti verranno al campo, insomma, pensane non uno solo, pensane 3-4, già comunque sia il gioco è fatto, nel senso, metti i costi, li abbassi, li azzeri, e porti persone al campo, e comunque sia ti hai la soddisfazione di tirare fuori qualche giovane dal tuo settore giovanile, che prenderà chiaramente quota, e sicuramente farai anche i numeri come scuola calcio. Ecco, questa dovrebbe essere la logica. Però purtroppo oggi ci ritroviamo che anche sulle scuole calcio c'è da aprire un capitolo che non finisce mai, perché molto spesso le scuole calcio vengono chiamate così, ma non sono scuole calcio, perché vedo delle cose assurde, insomma, per me sono degli asili nidi dove qualcuno Bravo. Pensa solo di tirare fuori i soldini di fine mese, e quello è l'obiettivo. L'obiettivo non è quello di cercare di dare qualcosa e comunque di creare, di lasciare qualcosa al ragazzo. L'obiettivo di molte scuole calcio, purtroppo, vuoi perché non ci sono le strutture, così come abbiamo detto prima, vuoi perché c'è una mentalità che non ti porta a voler costruire, si ritrovano questi ragazzini che poi alla fine pochissimi giocheranno a calcio, non stiamo parlando neanche di Serie A, pochissimi continueranno a giocare a calcio anche a livello, diciamo, di eccellenza di Serie D. Quindi c'è un problema di fondo che comunque anche la federazione è da tempo che cerca di combattere, però è difficile, è dura, e non solo, anche qui il comitato che mette 4 giovani, e i giovani, li abbiamo appena detto, li mettiamo in campo perché devono esserci in campo, non perché meritano di stare. Insomma, è un discorso molto lungo, un discorso, insomma, che fanno e facciamo tutti quanti, però purtroppo la soluzione non è facile. Quindi abbiamo centrato gli obiettivi, però non ne veniamo a capo. Ecco, adesso vediamo un attimino. Io quello che posso fare sicuramente è quello di metterci tutto a
girare, a metterci la passione che ho per il calcio e cercare di dare la possibilità a qualcuno, anche se non è facile, andando girando insomma anche le categorie di eccellenza interregionale, non è assolutamente facile scovarne perché ne giocano pochi. Però ecco, io l'obiettivo mio è quello di trovarne qualcuno, io ce la metterò tutta, ecco, tutto qua. Tra l'altro il vero peccato poi è pensare che una regione piccola con una decrescita continua non solo economica ma anche demografica in questo momento ha tutte le province rappresentate nel professionismo, con addirittura la provincia di Cosenza che ne ha due di squadre, eppure poi ad esempio andiamo fuori con le squadre di eccellenza o con i playoff o con la Coppa Italia e arrivano sempre sconfitte sul torneo delle regioni, taccio per amor non patrio ma regionale. Lo so, vabbè, stiamo parlando della stessa cosa, sì, stiamo dicendo sempre, torniamo sempre là, quindi niente, l'augurio è che comunque chi opera nel calcio, ecco, riesca a capire che il futuro purtroppo, no purtroppo, però il futuro deve necessariamente partire dalle scuole calcio e avere un po' un pizzico di coraggio in più da parte di chi gli investimenti a giocarsela tutta sui giovani, perché è quello che comunque poi sia alle società che al calcio insomma darà linfa per il futuro, ecco. Vincenzo, non so se hai altre curiosità, altrimenti possiamo liberare Mimmo Fiorino e ringraziarlo per la disponibilità. Un saluto a lui e al mio amico Natale, che lui conosce abbastanza bene. Ok, vi servirò certamente, ok. Grazie mille di avermi coinvolto, grazie. E buona trasmissione, buon proseguimento, arrivederci.